mini Tesla realizzato per i cellulari, che potrebbe essere adoperato a qualsiasi livello. Beh, non esageriamo, in effetti quel sistema lì è possibile perché l'energia che serve a far funzionare quello Wi-Fi è piccolissima, perché una piccola quantità di energia è possibile trasmettere quantità maggiori, tuttora è ancora problematica. E come mai Ennio, allora l'Arco Company aveva acquistato i giacimenti di gas e di petrolio in Alaska seguendo il progetto Tesla per poter trasmettere l'elettricità senza fili? Attenzione, questo fatto di trasmettere elettricità senza file è ancora molto da mistero, cioè tecnicamente forse quelli dell'arco lo sanno, ma tecnicamente non si sapeva come realizzarlo, almeno noi ingegneri non lo sappiamo. Bene, mi occupo di questo, però diciamo, so che è possibile trasmettere una piccola quantità di energia oppure una quantità maggiore di energia sotto forma di microonde, cioè di frequenze molto elevate, che sappiamo che sono pure dannosi, che cominciamo a trasmettere energia, diciamo, dove ci sono le persone, che sarebbe però disastroso, perderemo subito degli accidenti. Ma non è che l'elettricità arriverebbe qui, ci sarebbero dei ripetitori Ci vogliono di giusta altezza su che dei capterebbero e poi ramificherebbero a seconda delle zone. tragitti dove non dovrebbero passare mai gli aerei, perché un aereo che passa su quel raggio Sicuramente con un raggio fattibile. laser, sì, la fattibilità c'è, però ripeto, per queste frequenze altissime e in modalità particolare, per trasmettere energie, invece con quegli apparecchi telefonici si può trasmettere piccolissime quantità di energie in modo che non creano danni attraversando le persone. Giusto, volevo fare una domanda di tipo positivo, almeno Sì. nel senso che hai detto che la frequenza di Schumann 783 Hz, quindi una frequenza molto bassa, ha effetti positivi sulla nostra psiche umana. A questo punto chiedo a te, perché io potrei fare questo apparecchio semplicissimo, non so se l'hai già provato, di creare un Facciamolo. piccolo oscillatore a 783 Hz, di amplificarlo fino ad avere eventualmente questo effetto positivo. Ognuno in casa potrebbe avere questo piccolo oscillatore a 783, aumentare il volume, Potrebbe essere il abbassarlo. regalo di Natale dell'anno prossimo. No. Allora, realizziamolo, presentiamolo e vendiamolo a basso costo, in Questo maniera tale sarebbe che se lo anche possa semplice ed prendere economico, cioè in tutte le case si potrebbe restare tutti. Perfetto. Lo regaliamo a da inserire magari vicino al televisore, perché siccome la frequenza non sonica, che non si sente neanche, non darebbe neanche fastidio, aggiungerebbe questo effetto positivo al nostro televisore, quando accendiamo il tavolo. Attenzione che gli studiosi hanno detto che sotto l'influsso della frequenza Schumann si fa bene l'amore, con amore, il cuore pulsa in maniera placida secondo la sua natura, tutto il corpo entra in uno stato di armonia. Purtroppo è disturbata questa frequenza continuamente. Molti malessere sono Allora legati lo realizziamo, concludiamo con questo auspicio. Allora, all'analisi l'ingegnere dell'influsso. elettronico, è giusto? Ennio Piccaluga, Realizza l'apparecchio di alla Schumann. fine del Natale 2010 metterà in commercio questo apparecchio che emette la frequenza Schumann 7,83 a un basso costo, però tutti se lo devono E permettere. magari mettiamo in contatto con Marco Pizzuti, che ha recentemente battuto il record del MIT di Boston di trasmissione usando le bobine Tesla. Adesso io non so quanti mesi, quanti il recente convegno Free Energy, questo è scritto, che vediamo di portare pure qua Pizzuti con le bobine, e Senz'altro. magari sarà una collaborazione Dopo con queste frequenze quindi creiamo anche delle chiudiamo in maniera immagini positiva di questo progetto. Grazie.